Stadio Olimpico in Roma. Stiamo trasmettendo la radiocronaca diretta del secondo tempo della partita di campionato di calcio, divisione nazionale Serie A, Roma-Napoli. Radiocronista Gigolò Carota. Amma Carota, amma, faccia sentire qualche cosa buona. E spiccito pure tu, amma, fa sta barba, che va che i resti. Non dubitate, 5 minuti e sarete serviti, non sapete. Le squadre sono tuttora in parità, ma l'inizio di questo secondo tempo è stato arroventato dal fuoco che gli azzurri hanno acceso in campo. Avete capito, ecco ora una magnifica incursione di rosa che viene troncata dal terzino giallorosso. Interviene Tacchi. Dai Tacchi, mettici un tacchetto tuo. Atta, corta la faccia. Non va preoccupare. Ma nel mentre sta per compiere il miracolo con un formidabile tiro dal limite dell'area, la palla batte contro il paletto e si Proprio una sfortuna, stai tornando. State accorti, vedi, non monta a non preoccupate, state tranquilli, non con sparatrappa. Rimessa in gioco della palla da parte della Roma. Tiro del centroattacco romano, testa di Menichelli verso Guarnacci, intercettato dalla testa di Rosa. Mamma mia, passaggio di testa di Rosa, attacchi a Rosa, Rosa attacchi, attacchi a Rosa, attacchi, 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 ancora Rosa, attacchi, dai, ancora. E quando tiro non importa, ma... Tiro aggiustato di testa di Tacchi, non è rete, il pubblico protesta per il fuori gioco di un azzurro, intervengono segnalini e l'arbitro annulla il gol di Tacchi. Tu vieni a scurnacciare perché l'hanno annullato. Oh, mannaggia di destra vita! Ma come hai combinato? E niente, ma come niente, che hai scelto? Ma ci mettiamo un po' che sparatrappo. Ma guarda la cosa, guarda, ma dico io, senti la partita, mi ha fatto barba. Ma avete ragione, ma chi l'è stato fatto lo gol che hanno annullato, mi ha fatto spostare tutta la nervatura. Ma adesso mi sono calmato, non vi preoccupate. E speriamo bene. Un po' che pazienza. Attenzione, per ragioni indipendenti dalla nostra volontà siamo costretti a troncare il nostro collegamento. Alla fine della partita vi comunicheremo il risultato. Ma per noi devo spaziare. È stata sanzionata. Caimassà, Ferdinand, stiamo a Panirano. Noi stiamo a 0-0 e ci hanno annullato un gol, sti piezzi e carogni. Io sapevo, io me l'immaginavo, non fate questo, ma non guai nascere. Ma perché tu a Napoli l'hai dato perdendo, o Vincente? Qua Vincente, ha già messo uno base. Fammi vedere, hai sbagliato pazienza, non sapevo, permettete un minuto, scusa. E quando vi è chiesto che ha combinato con questa scherina? Ma io me la c'aiva che presto. 2 minuti e sono voi, abbiate pazienza. Entro si spognori e sono a Barbie. L'ha pigliato una fasella, la faccia mia, muovete. Tu che hai combinato? Perché? Ma come vai a dare la vittoria a Roma a tutte parti? Sei giocatore tu. Di sportivo adesso tu mannaggia la vita e tu sei barbiere pure tu. Ma perché? Sai fai barba tu. Ma che ci fa? Ma che aspetta che si asciutto il sapone in faccia e dopo mi leva pure la pelle. Non sì. Una vita a paura quando tutti i banchi tengo sparatrappo a disposizione. Senti, lo sparatrappo ma secondo voi che va a fare? Ah, va a mettere 2 a tutti e colonne, va a fare, non sapete. Ma sa che si tenga la faccia che mi brucia o fa qualcosa? Non sto facendo una barba. E va che un poco pensiero in 10 livello se un Napoli vinceva no. E mo già sta costatarla in capo che ha da perdere per forza. E mo già sta costato non faccio tutta la giornata aspettando a te. Eccomi qua, sono a voi, aspetta, ma marito fratello, stai un attimo. Essere o non essere, ce ne dico. O giovin Cimmer rimanimmo in Serie A, o è meglio che abbruciamo un Napoli il giocatore e non se ne parli più. La tragedia deve avvenire per forza. La tragedia, fornisce, vuol dire chi? Un Napoli abbrusca certamente. E io taglio una parola di loro, se succede un fatto di questo, tu taglio una soia. Me l'hai tagliato, ma me l'hai tagliato. Ma c'è da facere, niente, mi morito. Sta ancora la punta appesa, ma oggi mettiamo un pocorino. E spara troppo. Ha già capito che stai facendo pulmone per gatta, faccia mia. Non me voglio fare. Aspetta. Non me voglio fare. Venite qua, aspetta, ma che fa per andare? Dobbiamo fare un poco di contropelo. Ma contropelo, che c'è una serie di campi. Ma guarda, attenzione. Zitto, facitemi sentire, non sapevo, facitemi sentire. In questo momento l'arbitro ha fischiato la fine della partita. Termina così una movimentata gara con il seguente risultato. Roma 4, Napoli 0. Mannaggia, vita mia, mannaggia. La nostra radiocronaca diretta dallo Stadio Olimpico in Roma è terminata. Oh, Salvatore, che faccio io? Stavo ragione, sì o no? Vattene, ma la uni, giuccio pizzolo, vattene, in da barbaria mia, vattene. Fatti, uscite tutti, non voglio fare di più, andatevi. E che facete voi? Ci vi do salute, si mangia fa barba. Non si fanno più barba, non si fanno più barba, è chiuso per causa di morte. E chi è morto? È morto Napoli, è morto Napoli, è morto Napoli.